Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Noi della Lega Nord sono da anni che sottolineiamo delle problematiche connesse all'immigrazione. Noi riteniamo che non possiamo, non vogliamo fare né populismo, né vogliamo cercare di creare allarmismi, stiamo solo dicendo che l'immigrazione è un tema delicato che va affrontato in modo delicato e non semplicemente abrogando un'ipotesi che secondo noi andava proprio a salvaguardia della nostra Italia. Voi che fate? Abolite con un emendamento dei cari colleghi del Movimento 5 Stelle il reato di clandestinità. Reato di clandestinità che è stato fortemente voluto dal nostro governo e dal ministro, l'ex ministro Maroni. Da gennaio sono arrivati mille clandestini in soli 15 giorni nel nostro territorio. L'anno scorso più di 10.000, una città, cioè una città nuova ogni anno di clandestini che dobbiamo mantenere. Oggi, nelle condizioni date, l'Italia non può permettersi di programmare flussi di ingresso, figuriamoci poi se non controllassimo più la migrazione. Sapete chi afferma questa tesi? Non è solo la Lega, ma anche la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Oggi stiamo facendo ostruzionismo, sì, convintamente, continueremo a farlo in ogni modo, senza tregua, in ogni circostanza, perché il Paese deve svegliarsi rispetto a queste circostanze, deve sapere che coloro che si sono presentati come innovatori stanno aprendo le porte sia all'innovazione, ma di centinaia di milioni di invasori che verranno e ci schiacceranno sotto i piedi senza avere alcun rispetto di coloro che li hanno ospitati. Questo è quello che accadrà. Questa è l'apertura delle porte indiscriminate, questa è l'abolizione del reato di clandestinità, il quale, ricordiamolo subito, non viene applicato nel nostro Paese, perché questo è il Paese dove le normative, una volta che vengono fatte, vengono disapplicate dall'organo giudiziario. Questo è il Paese dove, nonostante il Parlamento legiferi, poi c'è un organo giudiziario che non attua quelle normative, perché si ritiene superiore al popolo sovrano. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.